terribile schianto frontale tra due auto nella notte sulla Triestina Porte Grandi. Muoiono padre, madre e figlia 21enne di Jesolo, a perdere la vita anche una 29enne di Mestre. Le parole del 19enne unico rimasto della famiglia scomparsa nel tragico incidente. Ora devo farmi forza, mi cercherò un lavoro, ma voglio finire la scuola. Il sindaco di Jesolo, pronti ad aiutarlo. A Mestre il ricordo di chi lavorava con la 29enne morta nell'altra vettura. Una ragazza solare, sempre con il sorriso. Siamo sconvolti. Tragedia nel golfo di Trieste, imbarcazione in balia del maltempo, affonda, morto un 80enne trevigiano disperso. Il figlio 50enne, ricerche in corso. Non si ferma l'aumento di contagi e ricoveri in Veneto, la provincia più colpita resta Padova, contagi causati dalle feste di Halloween secondo l'ULS 6, negli ospedali situazione ancora sotto controllo. L'AIFA certifica come il Veneto sia la regione in Italia con più pazienti curati con gli anticorpi monoclonali, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, il commento di Zaia. Impresa storica di Eyüp Fagnella, la maratona di New York per il 28enne di origini eritrea ma bassanese di adozione, arriva il terzo posto. Giro d'Italia 2022, oggi l'ufficialità, la marca ancora una volta protagonista, arriverà a Treviso l'ultima tappa per velocisti, quella del 26 maggio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano lo avete visto, tanta la cronaca, tanti fatti tragici. Questo però in un lunedì che si apre con un aumento dei contagi e anche dei ricoveri, seppure in maniera graduale. Dopo un weekend contrassegnato da cortei di No Green Pass in tante città italiane, da Trieste a Padova, e quindi proprio su questi si concentra l'attenzione anche della politica. Domani a Padova, tra l'altro, è previsto un vertice in prefettura, ci sarà con ogni probabilità un giro di vite proprio sulle manifestazioni. A tal proposito vi chiediamo: aumentano i contagi, è colpa delle manifestazioni? Se sì, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no il numero quello in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ringa a partire dalle 21.15 in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. E veniamo dunque alla cronaca. Un boato fortissimo nella notte e quattro vite spezzate. Tragico incidente nella notte a Porte Grandi in comune di Quarto d'Altino. La cronaca di Marta Marangona. Quattro morti, altre quattro vite spezzate sulle strade del Veneto. Lo schianto terribile questa notte, poco prima dell'una, in questo tratto rettilineo della statale triestina Porte Grandi, a 500 metri dallo svincolo per Quarto d'Altino. Lo scontro frontale ha coinvolto due auto, delle quali ora rimane solo un ammasso di lamiere accartocciate. Una Toyota Yaris, condotta da Yotika Piaser, 29 anni, di origine indiana, residente a Mestre, ed una Ford Focus, a bordo della quale viaggiava in direzione Jesolo un'intera famiglia di origine romena residente nella cittadina balneare. L'impatto è stato devastante, la Focus è finita nel fossato adiacente alla carreggiata e sul colpo hanno perso la vita tutti e tre gli occupanti: il papà Francisco Ciobanu, 45 anni, la mamma Tatiana Celina, 40 anni, e la figlia Diana Francesca, 21 anni. Nulla da fare anche per la giovane alla guida della Yaris. Yotika Piaser è morta sul colpo. La sua auto, rimasta sulla carreggiata, è stata poi urtata da una terza vettura, nel frattempo sopraggiunta, con a bordo una coppia, lui 65enne trevigiano, lei 62enne veneziana. Entrambi, sotto shock, sono stati trasportati all'ospedale di Mestre, per loro fortunatamente solo lievi ferite. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco con tre squadre e i carabinieri di Sandona di Piave, che ora conducono le indagini per accertare la dinamica esatta dell'incidente. Da una prima ricostruzione pare che sia stata la vettura della 29enne Mestrina ad invadere la corsia opposta, centrando l'auto della famiglia romena. La strada è rimasta chiusa fino alle 4 del mattino. Una tragedia, l'ennesima, che insanguina le strade del Veneto. È un'autentica tragedia per il numero di morti, per quello che è accaduto, per le dinamiche. In generale ogni incidente è una storia a sé, per cui noi non possiamo entrare nel merito del singolo incidente. Posso dire semplicemente in generale
che non sono le strade insicure ma l'uomo che le rende insicure. E ripeto, non mi riferisco a quello che è accaduto nelle ultime ore. E questo vuol dire che bisogna fare attenzione. E c'è il dolore immenso di chi resta, come quello di Emilian Ciobanu, figlio della coppia morta a Porte Grandi. Della famiglia Ciobanu, in questa villetta azzurra, a due passi dalla spiaggia di Jesolo, è rimasto solo Emilian, 19 anni. Nel terribile incidente della scorsa notte ha perso mamma, papà e sorella. Ha visto l'ultima volta i suoi genitori ieri sera, prima che uscissero per andare a prendere la figlia. C'erano i miei genitori che dovevano andare a prenderla. Quando al ritorno hanno avuto l'incidente. E dove erano andati a prenderla? A Mestre, alla stazione dei treni, perché mia sorella era andata in Toscana a trovare dei parenti. Quando è tornata, non è più tornata. La famiglia Ciobanu, di origine romena, era in Italia da molto tempo, perfettamente integrata, si era trasferita a Jesolo un anno fa. Io sono dalla terza elementare qua e sto ancora facendo la scuola superiore a Mestre. Mia madre lavorava a Venezia, al campo, faceva le pulizie, mio padre ora no perché ha avuto l'incidente al lavoro e aveva la mano messa abbastanza male, era in disoccupazione. Emilian è appena rientrato a casa dall'ospedale dove ha consentito alla donazione degli organi dei suoi familiari. Mio padre aveva già deciso da tempo per donare, invece mia madre e mia sorella non erano decise e io so che loro volevano fare del bene agli altri, quindi la donazione di organi ci stava. Il dolore è immenso, eppure Emilian dimostra una forza d'animo incredibile. La vita non sarà mai più quella di prima, adesso è rimasto solo, ma cerca di guardare avanti mettendo in pratica quello che i genitori gli hanno insegnato. Io ora devo vedere come andare un po' avanti perché ci abbiamo la casa da pagare, le bollette e tutto il resto. Io non lavoravo, ho lavorato solo l'estate, non che sia un granché. Io ora proverò, vedo dopo con il tempo quando riuscirò a mandare i loro corpi in Romania dove volevano essere sepolti, trovarmi un lavoro fisso e andare anche a scuola. Se no devo trovarmi... Oggi è più difficile trovare un lavoro senza il diploma delle superiori, quindi con quello riuscirei a trovare un lavoro facile. Ed in questo dramma Emilian è solo e da solo cerca di farsi forza. Bisogna essere forti nella vita, se no si va giù e si fanno solo cavolate. Poi il pensiero va a mamma, papà e alla sorella Diana. Mi ricorderò come l'ultima volta che li ho visti sorridendo. Questo il dolore ma anche la forza di Emilian. A lui arriva l'abbraccio ma anche il supporto operativo del comune di Jesolo. Purtroppo un incidente che colpisce la nostra città in modo abbastanza brutale e dispiace ovviamente tantissimo. Adesso cercheremo come gli uffici dei servizi sociali di avere notizie e di contattare se possibile il figlio per cercare di vedere se possiamo aiutarlo, assisterlo, eccetera, eccetera, perché giustamente se è rimasto da solo, sto ragazzo ha aiutato assolutamente. Si mette a disposizione del giovane Emilian il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, come atto concreto di vicinanza e cordoglio. La famiglia Ciobanu viveva da meno di un anno nella zona dell'ospedale, ma già era conosciuta e benvoluta anche in parrocchia. Si stavano integrando, mi dicono, con la comunità che vive vicino, ma non con tutti, anche con noi, con gli italiani, con tutti, essendo rumeni. E erano molto devoti, quindi frequentavano molto la nostra parrocchia, che era quella zona là, Piazza Milano. Il dolore però si fonde con i soliti interrogativi che accompagnano le tragedie sulla strada. La Triestina è tra le arterie più pericolose in un territorio, quello dell'Altinate, già colpito anche nel recente passato. Noi purtroppo nel nostro territorio siamo stati colpiti anche negli anni passati anche da altre tragedie che riguardavano tratti stradali che vanno da Porte Grandi fino a Caposile. Qualcosa è stato fatto, sicuramente ve lo posso dire a memoria che gli incidenti si sono ridotti, mi auguro che si possa fare anche qualcosa per questo tratto stradale, insomma, per cercare di migliorare la situazione ed evitare tragedie di questo tipo. Ma il filo del dolore unisce Jesolo a Mestre, dove Jotica Piasera era molto conosciuta, così la ricordano i colleghi di lavoro.
Iotti, per tutto noi era Iotti, lavorava con noi nel servizio di assistenza ai passeggeri che scendevano dalla Via Crociera e accompagnava i passeggeri e lancioni che poi li portavano nell'escursione a Venezia. Ha lavorato con noi per un paio di stagioni, ce la ricordiamo con una ragazza brillante, solare, che sapeva fare molto bene il suo lavoro, lo faceva con dedizione. Siamo tutti rimasti molto scossi dalla notizia questa mattina. Solare e sempre allegra, così la ricorda Antonio Velleca a nome dei colleghi portabagagli del porto con cui Jotika Piasera aveva lavorato per alcune stagioni. So che si dice spesso di una persona che non c'è più, continua Velleca, però lei era davvero così. Di origine indiana, figlia del noto dentista Fabio Piaser, nel cui studio, oggi chiuso per lutto, lavorava come segretaria da un po' di tempo, Jotika, 29 anni compiuti il 2 settembre scorso, viveva a Chirignago. Domenica aveva trascorso la serata in un locale di San Donà, ma a casa non è mai rientrata. Jotika si è diplomata al liceo Stefanini di Mestre e poi ha conseguito la laurea in scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani. Da poco aveva trovato l'amore di Marco, un ragazzo di Mestre con cui sembrava essere davvero felice, come testimoniano le numerose fotografie che entrambi postavano nei loro profili social. Aveva smesso di lavorare al porto dopo l'acqua alta del 2019 e la crisi della croceristica, ma la sua speranza era quella di poter ritornare. Dal 2019 che non lavorava più con noi, però le ricordo, partecipava ai nostri eventi e alle nostre manifestazioni per la tutela e la difesa dell'attività croceristica, mi ricordo che era sempre presente e che insomma ci teneva e sperava di poter riprendere in presto l'attività. Nel suo ultimo messaggio WhatsApp, ricorda ancora Velleca, ci scambiavamo proprio un articolo in cui si parlava del settore. Tanti messaggi sui social per Jotika, anche dal mondo politico locale. Jotika, sei un angelo, proteggi la tua mamma dalla sua, ha scritto qualcuno. Non possiamo che unirci al cordoglio per la famiglia e a unirci in questo dolore straziante, perché era un fiore di ragazza e in questi momenti qua non ci sono parole. Ancora la cronaca, ancora una tragedia, è di un morto e di un disperso. Il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel Golfo di Trieste, dove un'imbarcazione con due persone a bordo, padre e figlio originari di Tarso nel Trevigiano, è affondata. Un morto e un disperso a largo di Sistiana, in mezzo al Golfo di Trieste, spazzato dalle raffiche di bora. E questo è il temporaneo bilancio dell'affondamento di un gozzo con due persone a bordo, padre e figlio, entrambi trevigiani di Tarso, nell'Alta Marca. L'imbarcazione da pesca è affondata. Non è ancora chiaro se a causa di un guasto o di un incidente. Di certo, le raffiche di vento con punte a 80 all'ora non hanno aiutato i naufraghi. Il corpo senza vita del padre ottantenne è stato ritrovato nel primo pomeriggio a 2 miglia circa dalla costiera triestina, a largo del Castello di Duino. A bordo dello scafo, nel trasferimento sulla rotta Caorle-Monfalcone, c'era anche il figlio cinquantenne che risulta ancora disperso. Le operazioni di ricerca di Capitaneria di Porto, di Monfalcone e Trieste, ma anche dei Vigili del Fuoco con mezzi nautici e l'elicottero decollato da Venezia, sono andate avanti senza sosta fino al tramonto. Quindi è stato fatto il punto sul possibile proseguio nottetempo. Le condizioni meteomarine sono pessime e la scarsa visibilità consente di poter vedere ben poco senza la luce diurna. A quanto si apprende, a dare l'allarme è stato il responsabile di un cantiere navale di Monfalcone dopo aver ricevuto una telefonata dalle due persone a bordo, l'SOS con cui si riferiva dell'emergenza in corso e che l'imbarcazione stava affondando. Insomma, le ricerche sono ancora in corso, tutti i dettagli nel corso del nostro telegiornale di Treviso a partire dalle 19.30. Ed è arrivata nel pomeriggio di oggi la certificazione ufficiale. Il Veneto è la regione in Italia che ha somministrato più cure con anticorpi monoclonali. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, il commento di Zaia. Non hanno ancora ricevuto l'approvazione dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ma in Italia sono stati autorizzati già dal febbraio 2021 con il Veneto che ha fatto da apripista. Sono gli anticorpi monoclonali, una delle cure più valide contro il Covid, soprattutto se somministrati all'insorgenza della malattia nei soggetti maggiormente fragili. Dei 13.414 pazienti curati in Italia, 2.301 sono veneti e proprio il Veneto è la prima regione in Italia sia in termini assoluti che relativi nel loro utilizzo.
A certificarlo in queste ore è la stessa AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Basti pensare alla grande rivoluzione che hanno fatto gli anticorpi monoclonali, con i quali per la prima volta si è curato Trump, ricordo, il presidente degli Stati Uniti di allora. Oppure le famose due pillole che vengono citate come risolutrici di tutti i problemi. Però voglio ricordare che noi non è che possiamo fare i salti di gioia e vivere come non ci fossero domani perché arriveranno le pillole magiche. Non esistono pillole magiche, bisogna avere attenzione. Un conto quindi è il fronte della cura, un altro quello del vaccino, la risposta al momento più valida, soprattutto in termini di limitazione del contagio e prevenzione degli effetti più severi. Dico che la vaccinazione sta rispondendo bene, anche perché quell'84,6% di veneti che ha intrapreso il percorso di vaccinazione è quella percentuale di veneti che ci permette di essere liberi e di non avere gli ospedali pieni, perché davanti al virus, senza il vaccino, avremo già gli ospedali collassati. Anche per questo il Veneto resta bianco, colore che dipenderà ancora una volta dagli atteggiamenti individuali e collettivi. Non siamo da zona gialla. Per il momento non ci sono restrizioni, per il momento non possiamo dire che gli ospedali sono strapieni, però è pur vero che il virus c'è, quindi è innegabile che siamo in pandemia, è innegabile che c'è il pericolo, bisogna avere un minimo di attenzione che ti porti a dire che quando sei in condizioni di assembramento in mezzo alla gente, che tu sia al chiuso in una fiera o all'aperto in una piazza, devi metterti la mascherina. Ed è altrettanto innegabile che sia a Padova, la provincia con il maggior numero di contagi in quest'ultima settimana. L'ULS 6 ne ha registrati quasi 500 in soli due giorni. Il direttore generale Fortuna parla di effetto Halloween. 492 contagi tra sabato e domenica, una settimana di distanza dal lungo ponte dei Santi e dalle feste di Halloween. Numeri a cui anche la provincia di Padova non era più abituata, che confermano come la quarta ondata della pandemia stia entrando nel vivo. Fa il punto della situazione l'ULS 6 Euganea con il direttore generale Paolo Fortuna, che invita a rispettare le regole del distanziamento e della corretta igiene e che commenta come questi contagi non siano pochi. Non sono assolutamente pochi. Abbiamo una incidenza oggi, parlo di Euganea, di circa, passatemi il termine circa perché è in evoluzione, di 120 positivi ogni 100.000 abitanti. E questa incidenza è maggiore, diciamo più concentrata in alcune aree, che sono appunto quelle storiche nostre. C'è l'area appunto dei Colli e l'area, diciamo, dell'Alta Padovana, dove si superano tranquillamente, abbondantemente, anche 150 ogni 100.000 abitanti. Da un punto di vista di andamento di positivi abbiamo visto chiaramente che dopo l'ultimo weekend lungo c'è stato un significativo incremento di positività all'interno della popolazione, nelle fasce d'età sia centrali sia giovanili. Sotto controllo, lo ribadiscono le autorità sanitarie, la situazione negli alberghi termali, dove i contagi coinvolgono 8 strutture, 29 turisti, alcuni stranieri e 4 operatori. Contagi scoperti grazie al controllo del Green Pass necessario per accedere alle cure termali. Sul fronte scuola sono 45 le classi in quarantena, con 2 cluster a Teolo e Albignasego, 64 quelle dove è in corso il monitoraggio. Anche qui si registra un aumento. Sotto controllo anche una comunità terapeutica di Monselice, dove sono risultati positivi 14 ospiti, 4 operatori e un religioso. L'invito più in generale resta quello alla vaccinazione. A tal proposito, nel pomeriggio, sempre l'ULS 6 Euganea ha inserito 2.000 posti per le dosi booster e le prime dosi. Continua invece il monitoraggio alla casa di riposo Beggiato di Conselve. Chiuso in via precauzionale il reparto di medicina a Schiavonia. 2 casi di positività in una struttura dell'Alta Padovana, 3 in 2 strutture dell'area urbana della città. Continua il monitoraggio nelle case di riposo dell'ULS 6 Euganea, che ha inviato personale di rinforzo nell'RSA Beggiato di Conselve, dove si è sviluppato un focolaio. 58 in questo momento gli ospiti positivi, 4 sono ricoverati in ospedale. Dal 28 ottobre 3 le persone mancate, l'ultima l'ospite di 91 anni morta nell'ospedale di Schiavonia. 3 gli anziani non vaccinati, precisa Maria Chiara Corti, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULS 6 Euganea.
tutti i soggetti erano stati vaccinati con la seconda dose, una delle due dosi, 91 di questi aveva ricevuto la terza dose il 20 di ottobre, che come abbiamo capito probabilmente l'infezione era già entrata prima dell'inoculo della terza dose. Il monitoraggio continua ogni 4 giorni con tamponi molecolari ripetuti a ospiti e operatori. Tra questi sono 31 i positivi, 20 dei quali avevano già ricevuto la terza dose. Numeri in aumento anche negli ospedali, con 31 pazienti ricoverati, 10 in terapia intensiva, 21 nei reparti ordinari. A Schiavonia chiuso per precauzione il reparto di medicina. Ci sono realizzate 4 positività molto vicine nel reparto di medicina, per cui precauzionalmente, di cui il primo non vaccinato, per cui precauzionalmente oggi stiamo controllando tutti i degenti e tutto il personale attraverso tamponi molecolari ravvicinati. Da giovedì, per far fronte alla recrudescenza della pandemia, sarà riaperto l'ospedale di comunità di Conselve. Reti telefoniche e internet aziendali dell'ULS 5 Polesana in tilt per tutta la giornata a causa di un importante guasto alle reti lungo la dorsale Padova-Bologna. Nonostante il tempestivo intervento dei tecnici inviati dall'azienda che gestisce la dorsale, il guasto non è stato ancora risolto. A comunicarlo i vertici dell'ULS di Rovigo, che si scusano con l'utenza per le ricadute inevitabili. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlare dell'impresa davvero storica di Job Faniel, bassanese, che ieri si è aggiudicato il terzo posto alla maratona di New York. 24 anni dopo, il cielo di New York torna a tingersi dell'azzurro di casa nostra. Il pittore di quello che molti definiscono un capolavoro è Job Faniel, 28 anni di origine eritrea ma bassanese di adozione, che sale sul podio della maratona di New York 2021. Un'impresa racchiusa in 2 ore, 9 minuti e 56 secondi, che raccontano anni di sacrifici, di scarpe consumate, di allenamenti sfiancanti, ma anche di grandi soddisfazioni. L'azzurro è stato al comando per circa 18 km ed è stato ripreso al 29esimo chilometro. Guai però a dire peccato, perché questo terzo posto vale e vale tanto. Bassano, Cassola, il Veneto e l'Italia intera sono in festa, pronti ad abbracciarlo il suo ritorno. E sì, che di festeggiamenti per Job ne sono stati organizzati già tanti, perché lui è primatista italiano nella 10 km, nella maratona e nella mezza maratona. Ha vinto tanto e adesso, alla soglia dei 29 anni, è pronto per fare ancora di più. Prima di dedicarsi completamente alla corsa, Job giocava a calcio e ha lavorato come manutentore di piscine. Con la sua compagna, Ilaria Bianchini, e le due figlie, ama rilassarsi ascoltando jazz e mangiando pizza. Niente di straordinario, eccezion fatta per quello che di straordinario ha saputo fare. Vi siete sentiti dopo il podio, dopo il risultato straordinario alla maratona di New York? Ci siamo sentiti, è molto contento, è sorpreso che siamo tutti in festa qui, perché ha detto in realtà è solo un terzo posto, non ho vinto, però è un gran bel terzo posto. E adesso quando rientrerà in Italia, festa grande? Festa grandissima, ho sentito Ilaria, la sua compagna, siamo tutti orgogliosi, siamo veramente tanto tanto contenti, grande festa. Ma per lo sport veneto ci sono anche altre buone notizie. Arriverà a Treviso l'ultima tappa per velocisti del Giro d'Italia 2022, la tappa del 26 maggio. Di accendere i riflettori del Giro d'Italia sulla città di Treviso è qualcosa di davvero bello, che ci riempie di gioia, di orgoglio e di responsabilità, perché vogliamo che tutto vada nel migliore dei modi. Ci si attende un'edizione memorabile per il Veneto, per dirla con le parole del presidente Luca Zaia, per il Giro d'Italia 2022, che i sindaci, come tutti gli italiani, stanno scoprendo un po' alla volta. Ecco svelate le tappe che vedranno protagonisti i velocisti, e l'ultima riguarda proprio Treviso. La carovana rosa partirà dalla provincia di Trento, attraverserà alcuni dei punti più suggestivi delle colline del Prosecco per arrivare infine nel capoluogo della Marca. Sì, oggi c'è stata l'ufficialità di questa bellissima notizia, tra l'altro nell'anno
che vede Treviso città europea dello sport. Il 26 maggio ci sarà la tappa Borgo Valsugana Treviso con l'arrivo in volata proprio nella nostra città. 146 chilometri che toccheranno Valdobbiadene, Pieve di Soligore, Frontolo, il muro di Cadel Poggio, poi Susegana, quindi Spresiano, Villorba e Treviso. Una nuova opportunità sportiva ed economica per la provincia trevigiana. Ringrazio ovviamente la Regione Veneto, il presidente Zaia, perché nelle tappe venete che porteranno alla conclusione del giro a Verona c'è anche questo arrivo di tappa nella nostra città, e Treviso ha nel DNA il ciclismo con dei personaggi straordinari come Fausto Pinarello, che sono poi l'anima di questo sport nella nostra città. Quindi adesso ci prepariamo, cominciano i sopralluoghi e tutti gli aspetti logistici per accogliere nel migliore dei modi questa straordinaria manifestazione che chiamerà a raccolta tutti i trevigiani proprio per tifare i ciclisti che parteciperanno. Stefano Zecchi, filosofo e ordinario di estetica, Vincenzo Forte, Fratelli d'Italia, Gianangelo Boff della Lega, Sara Moretto di Italia Viva, Andrea Martella del Partito Democratico, sono loro i protagonisti questa sera a Ring con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15 qui su Antenna 3. È tutto dal Veneto, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Benvenuti al meteo. Temporaneo aumento della pressione sul nostro territorio. Dopo un inizio di settimana uggioso, migliora il tempo. Vediamo il dettaglio di martedì 9 novembre. Sul Veneto possibili foschie fino al mattino, specie sulla pianura più occidentale. Sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso con visibilità ottima, salvo ingresso di nubi alte sulle zone più meridionali verso sera. Venti da nord-est moderati, temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso prevale il sole, tuttavia con occasionali addensamenti pomeridiani, ma senza piogge. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 2-4 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.